Carmela. Brando. Carmela. Brando. Carmela. Brando. Carmela, mi sento in obbligo di rivelarti un segreto. Ecco, lo sapevo. Hai un'altra? Oh no, Carmela. Nel muscolo che pulsa dentro il mio petto villoso ci sei solo tu. Allora è un uomo? Ma no, è una cosa che devo dirti da tanto. Oh, Brando, per quale funesto motivo mi sostieni su tali spinose spine? Oh no, non ti sosterrei mai su spuntose spine. Spinose? È uguale. No, quello che voglio dirti è... Sì? Quello che voglio dirti è che... Che? Quello che voglio dirti è che... Guarda che adesso arriva l'autobus, Brando! È tardi oramai! Giunta è l'ora di salutarci con un costo bacio sulle guance! Aspetta, prima lasciami dire che io non mi chiamo Brando! Mi chiamo Steve Panda! Sì, l'ho sempre saputo! Lo immaginavi? No. Vedo i tuoi video idioti su YouTube. Ah. Ascoltami, Brando, e rispondi. Per quale curioso motivo mi tenisti? La E di Empoli. Gira la ruota. Tenesti nascosto codesto nome. Ma perché me ne vergognavo? Io non potevo sapere come avresti reagito. Oh, ma io l'ho scoperto, sai. Che cosa, di grazia? Oh, lo scopribbi, scoperti, scapretti. E ho anche finito i jolly. Oh, l'ho scoperto per caso, leggendo una di quelle lettere. Io lo so. Lo so che te la intendevi con quella Johanna. Ed ecco perché scegliubbi. Ah. Usasti quel nome perché Panda in vero non è altro che l'anagramma di Johanna. Ma non è vero. Provalo. Ma... Vedi, non c'è via di scampo. Hai forse altre motivazioni? Perché ti chiamaspi, chiametti, chiambretti, Steve Panda? Beh, perché il panda è il mio animale preferito. Mi prendi per il culo? Comunque, Steve Panda, è già troppo tardi, poiché ti ho nominato. Al prossimo serale uscirai dalla casa. No, ma non puoi farmi questa sleale. Sei una persona calcolatrice. Così potrai ricongiungerti con la tua amata Johanna, che è stata giustamente eliminata dal Grande Fratello dopo aver fatto la doccia ignuda. Ma così nella casa ne rimarrà soltanto uno. Alessia, ci piace! Ma tu mi mentisti sapendo di Mentolo. Ma vuoi forse farmi credere che Steve Panda deriva solamente dal tuo soprannome della vita reale e da Panda, che è il tuo animale preferito? Sì. Oh, e allora? Vabbè, direi che può bastare. Questo era un video di risposta al video tag di Licia in Makeup 88, appunto per spiegare l'arcano, il significato del mio nickname, che appunto non ha niente di arcano. Vabbè, diciamo che è una cosa che è nata praticamente per caso, nel senso che io questo canale l'ho creato molto tempo prima di iniziare a inserire video, e appunto per inserire un nickname a caso avevo scelto questo, che è composto da Steve, che è appunto il soprannome con cui mi chiamano tutti nella vita reale, quasi tutti, e appunto Panda, che è il mio animale preferito. In realtà ho un debole per tutti gli animali bianchi e neri,
quindi pinguini, orche, zebre e quant'altro, e appunto anche i panda. Quindi vabbè, niente di speciale. Prima di chiudere io vorrei fare un piccolissimo annuncio riguardo a un talk show che avrà luogo a breve qui su YouTube. Per adesso partecipiamo in quattro, nel prossimo video vi spiegherò meglio chi siamo e che cosa facciamo e qual è la nostra idea, però sappiate che presto inizierò questo tipo di esperienza. Direi che è tutto, vorrei farvi notare il brufolo che mi è davvero cresciuto dopo la parodia a Clio, quindi si vede che i suoi accidenti mi sono arrivati e adesso ce l'ho davvero. Che volete fare? Va bene, allora ringrazio ancora tutti quelli che si sono iscritti, che messaggiano, che commentano. Cavolo, abbiamo superato i 900 iscritti, sono senza parole veramente, grazie mille. E ci vediamo quindi al prossimo video con qualche aggiornamento in più, e come mi hanno consigliato ultimamente vi saluto con un bel Stay Panda. Sarei mai su spuntose spine. Guarda che adesso arriva l'autobus. Oh. Non ti sosterrei mai su spuntose spine. Oh. Non ti sosterrei mai su spuntose. Guarda che adesso arriva l'autobus. Guarda che adesso arriva l'autobus. Guarda che adesso arriva l'autobus. Brando. Non ti sosterrei mai su. Usasti quel nome. Usasti quel nome. Non ti sospirare. Usasti quel nome. Oh. Usasti quel nome. Che io non mi chiamo Carmelo. In realtà è il soprannome che utilizzi nella vita reale. È caduto al fiore. Fight me!